Con una lima di grit 100-180 eseguo la limatura di preparazione al trattamento di refill. Le tecniche corrette di preparazione al trattamento che garantiscono durata e adesione ai prodotti le puoi trovare sul mio manuale tecnico La ricostruzione unghie secondo Micol, che trovi in vendita su Amazon. Con punta a cono tronco spingo la cuticola e creo il muretto cuticolare. Con punta conica diamantata sollevo la cuticola e creo il canale cuticolare. Questi sono i primi due passaggi della salomanico corretta, che ho approfondito sul mio corso online, ancora per pochi posti, disponibile con pagamento rateizzato. Scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni. Dopo aver tolto tutti i residui di limatura, applico kit massima aderenza per potenziare l'adesione del prodotto costruttore. Per eseguire al meglio questa tipologia particolare di trattamento, applico anche una stesura di gel base cover. Successivamente, con pennello color, eseguo lo shade colorato sotto scultura. Tutte le ragazze che si iscrivono al corso online vengono inserite poi all'interno di un gruppo chiuso di Facebook, dove quotidianamente accedono a contenuti esclusivi, possono postare i loro lavori e ricevono correzioni personalizzate fino al raggiungimento dei 3 attestati per gel, gel acrilico e semi permanenti. Con l'apposito pennello imbevuto di cleaner applico gel acrilico Milky e successivamente eseguo la limatura strutturale con la tecnica della limatura a zone, che mi permette di ottenere una struttura di ricostruzione sottile e resistente. Tutti i prodotti che hai visto in questo video e molti altri sono disponibili sul nostro sito www.leunghiedimicol.com. Con punta a precisione eseguo la limatura del margine inferiore. Sigillo il trattamento con Magic Shine, sigillante senza dispersione e con filtro UV anti-ingiallimento. Guarda come tornano le mie clienti dopo 4 settimane sulle storie del profilo Instagram Le Unghie di Micol. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividi. Grazie!